A favore del completamento dell'opera si è espressa, tra gli altri, la deputata del Movimento 5 Stelle Mirella Liuzzi, che ha presentato una risoluzione in materia. È ormai insostenibile che sia un'opera incompiuta, quella che collegherebbe la capitale europea della cultura al resto d'Italia, ha sottolineato, spiegando che il costo dell'opera è stato quantificato in 265 milioni, di cui 45 già stanziati. Non è possibile che il fiore all'occhiello della Basilicata sia così mal collegato, ha concluso. A novembre 2015 il presidente Pittella, il presidente della regione Basilicata, diceva che non avrebbe assolutamente completato la Matera Ferrandina e che non era una priorità. Oggi noi lo abbiamo chiamato in commissione trasporti sulla mia risoluzione per parlare proprio del completamento e per dare finalmente a Matera, capitale della cultura, una ferrovia per far arrivare turisti e viaggiatori e lavoratori. Oggi però Pittella se ne è lavato le mani, adesso ha detto sostanzialmente che avrebbe dovuto fare tutto il governo e che se il governo dava soldi e altro, non si sarebbe opposto a quest'opera.